Ciao a tutti e bentornati da Karin con un bellissimo quiz tutto sui Rainbow Friends e le lettere dell'alfabeto. Infatti, come potete vedere, la primissima domanda di oggi è: trova gli occhi giusti per B, ma versione blu. Quindi, vi ricordate come sono gli occhi di blu? La prima risposta è la A e sono due occhi uguali. La B ha un occhio normale e uno con la X, mentre la C ha due X. Io me lo ricordo molto bene come sono gli occhi di blu. Provate a rispondere voi nei commenti insieme a me e vediamo se avete indovinato. Secondo me siete tutti molto molto bravi e avete indovinato scrivendo la lettera B, vero? Infatti, io me lo ricordavo che blu ha gli occhi diversi. Guardatelo, versione B di Alphabet Lore. Veramente veramente carino. Ma non perdiamo tempo, perché lo sapete, ci sono tantissimi quiz da fare oggi insieme e voglio che voi rispondiate a tutti i quiz qua sotto nelle risposte. Quindi nei commenti voglio vedere tantissimi di voi scrivere e aiutarmi in questi difficilissimi quiz che dobbiamo intraprendere oggi. Infatti, se vedete, la linea rossa scorre molto velocemente e noi dobbiamo essere più veloci di lei. Ma io ho trovato il blu, tra tutti questi blu c'era da trovare quello diverso e è nella penultima linea. Non so se l'avevate visto, io l'ho detto alla fine perché non volevo suggerirvi, perché tante volte le persone si lamentano che rispondo troppo presto. E avete ragione, devo rispondere all'ultimo secondo se l'ho trovata. Infatti voi aiutatemi a scrivere nei commenti dove sono le risposte giuste. Magari mi aiutate, perché non sempre riesco a trovarle. Sono un po' cieca, devo ammetterlo. Passiamo al terzo quiz di oggi, che ci fa vedere Green. Abbiamo tre bocche da scegliere, una con la bavetta che cola, una con il sorriso e una è una linea nera. Io direi che quella che cola con la bavetta appartiene a un personaggio che conosciamo molto bene. Vi ricordate chi è quel bavoso sbavoccolone? Io me lo ricordo, è blu, blu alla bavetta, quindi secondo me la seconda, cioè la B, potrebbe essere la risposta giusta per la bocca di Green, perché quella con la lineetta nera non so a chi appartenga, forse potrebbe appartenere, non lo so, Orange no, la bocca piena di denti, Purple idem, non so quella nera di chi sia, ma era la B. Spero che abbiate indovinato, fatemelo sapere nei commenti e passiamo alla quarta domanda, il quarto quiz delle differenze. Infatti dobbiamo trovare la differenza presente all'interno di uno di questi green. Che cosa sarà? La lingua? I denti? La mano? Se la trovate scrivetela nei commenti prima che finisca questa linea rossa che scorre super veloce, eh? Non potete scriverlo dopo, se no non vale. Io comunque ho trovato la differenza e vi do un suggerimento: è un occhio. Ebbene sì. L'avete visto? In quale linea era quell'occhio? C'era un occhio a X che non appartiene a Green. Infatti l'occhio a X è di blu. Come sempre hanno messo il cerchio nel posto sbagliato, vedete? È messo a caso. Ve lo faccio vedere io dov'è l'occhio. Avete visto? Era proprio lì. Era lì, in alto, a destra, in cima. Era quello l'occhio sbagliato. Ma comunque, quiz numero 5, dovete indovinare il personaggio nel mosaico. Vedete? Piano piano che scorre il tempo, vedrete il mosaico sempre meglio, fino a capire quale personaggio c'è al suo interno. Pink, blu, green, purple o red? Io ho capito chi è. Vedo parecchio rosso in questa immagine e un bel camice da scienziato, quindi l'unico personaggio vestito dei Rainbow Friends è proprio lui, il nostro beniamato Red. Infatti tutti gli altri personaggi dei Rainbow Friends, poverini, sono nudi, quindi addosso non hanno assolutamente niente. Ed eccolo qui, infatti la risposta giusta era la E, personaggio giusto era Red. Però è in un mare di colori, era in un bagno di sangue arcobalenoso. Quiz numero 6 in arrivo. E questa volta? Ebbene sì, il quiz di oggi è dei Rainbow Friends, ma anche delle lettere dell'alfabeto. Infatti questa volta abbiamo A di Alphabet Lore e blu dei Rainbow Friends e dobbiamo capire quale dei due ha la differenza sulla propria faccettina. Ma voi siete riusciti già a trovarlo? Quello diverso da tutti gli altri, perché io non l'ho assolutamente trovato, quindi dovete essere voi nei commenti a dirmi dov'era. Non l'ho visto. Dov'era? Prima, seconda, terza, quarta, quinta linea. Sono stata lenta. Era anche facile.
Non ci posso credere, era anche semplice, non aveva gli occhi, ma come ho fatto a non vederlo? Che stupidottera che sono. Vabbè, non importa, ogni tanto anche i migliori possono sbagliare, vero? Lasciate un mi piace per sostenermi. Passiamo al quiz numero 7. E nel quiz numero 7 abbiamo un'immagine oscura. Noi dobbiamo capire che cosa c'è in questa immagine oscura. Quindi ci chiede di indovinare il personaggio dei Rainbow Friends nell'ombra, nella shadow. Infatti shadow vuol dire ombra. E secondo me così lungo c'è solo uno. E secondo me, ve lo dico, potrebbe essere purple, perché blu sicuramente è tondo. Orange ha il viso allungatissimo. Green c'ha quelle braccia strane, quella testa quadrata. E purple invece è proprio fatto così. Testa tondissima, braccia, piedi, gambe super allungate. Non voglio mai vedere purple fuori dalla sua vent. Che rimanga lì, sottoterra. Passiamo intanto al quiz numero 8. E questa volta abbiamo tantissimi yellow. Col becco, vedete, ce l'ha tutto storto. E dobbiamo trovare per la precisione uno yellow in particolare. Lo yellow che dobbiamo trovare è qua sotto, vedete che c'è un riquadro? Noi dobbiamo trovare proprio quel yellow lì, che ha il becco dalla parte opposta rispetto a tutti gli altri. E io l'ho trovato. Sì, questa volta ce l'ho fatta, l'avete visto anche voi, vero? Fatemi sapere in quale linea era nei commenti, se siete riusciti a trovarlo prima di me. Era nella primissima linea. Ma qui il cerchio è sbagliato un'altra volta. Ma li mettono a caso veramente? Ve lo faccio vedere io quello giusto. È proprio questo. Vedete che ha il becco diverso? Vabbè, non importa. Passiamo al quiz numero 9. Riusciranno mai a mettere i cerchi nel punto giusto in questo quiz? È un meme, ormai è un meme, non ce la fanno mai. Ma adesso c'è da trovare il percorso giusto per far arrivare B Alphabet Lore, versione Rainbow Friends, a G, che è versione green dei Rainbow Friends. Quindi la prima verso l'alto non si può andare, verso il basso è chiuso, quindi quella nel mezzo è la linea giusta. E bisogna andare prima tutto in là e poi verso il basso e poi verso destra. Sono riuscita a trovare la via giusta. Fatemi sapere se voi ci eravate riusciti. Ho provato a darvi qualche consiglio, ma è stato molto 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 difficile darveli, eh. Era quella, sì, è proprio là. Nel mezzo, su, a destra, giù e di nuovo a destra. Siamo stati bravi, secondo me. Tutti quanti ce l'abbiamo fatta, vero? Passiamo al quiz numero 10. E questa volta ci sono un sacco di blu con le braccia incrociate. Saranno dei blu arrabbiati, anche se non lo so, in realtà stanno sorridendo. Non mi sembra che siano troppo arrabbiati, dai. Ma non perdiamo tempo, perché uno di questi blu è un impostore. Uno di questi fratellini tutti uguali in realtà è diverso. Avete visto qual è? Vi dico che ha la testa rivolta dalla parte opposta agli altri. L'avevate visto, vero? Per chi non l'aveva visto, vi dico che è in basso, abbastanza centrale, però in basso. Infatti eccolo lì, vedete? Uguale a tutti gli altri, ma la sua testa non è uguale. Passiamo al prossimo quiz, che è il quiz numero 11. E vediamo un po' chi ci fanno vedere questa volta. Alphabet Lore versus Rainbow Friends. E là in basso ci sono anche due altri personaggi. Mi sapete dire i loro nomi? Vediamo se li sapete. Vediamo. Comunque c'è un B glitchato, versione blu dei Rainbow Friends. È una cosa pazzesca. Dobbiamo trovare tre personaggi. Yellow l'ho visto, G versione green l'ho visto, e B idem. Li ho trovati tutti e tre. Erano due in basso e yellow nella parte un po' più a destra. Ma adesso vi faccio vedere bene dov'erano. Eccoli lì, B e G in basso e yellow al centro verso destra. Li avevate visti tutti e tre o vi era scappato qualcuno? Fatemi sapere se ci eravate riusciti. E intanto noi andiamo verso il quiz numero 12, dove ci sono un sacco di blu. Questa faccia è storta, è strana, mi fa anche un po' paura. Dobbiamo trovare uno di questi blu che ha qualcosa di differente. Mi sapete dire che cosa ha di differente? L'unico blu che si discosta da tutti gli altri blu?
Io no, non lo trovo, ragazzi. Non lo trovo, non so dove sia. Ditemelo voi, aiuto. Non ce l'ho fatta. Sono stata pessima. Ditemi dove erano nei commenti. Aiutatemi e lasciate un mi piace di sostegno. Aveva la bavetta mancante. Non ci posso credere. Non posso credere ai miei occhi. Era senza bavetta, era anche facile da trovare. Non importa. Passiamo al quiz numero 13 e vediamo di azzeccare almeno questo. Questa volta abbiamo K, che è una delle lettere più belle. Tantissimi K e tantissimi yellow. Sarà yellow o sarà K? Quello diverso dagli altri? Gli yellow mi sembrano tutti uguali, eh? Ma ce n'è talmente tanti che è difficile guardarli tutti. Però ho trovato qualcosa di diverso in mezzo a tutta questa marmaglia. C'è un F. Un F nascosto da qualche parte. Avete visto dov'era F? Ah, ve lo dico io. F era nella primissima linea, lassù in cima, nascosto in mezzo a due yellow. Che cosa ci faceva F? Era F versione blu di Rainbow Friends. Si era infiltrato il maledetto, ma l'abbiamo trovato. Fatemi sapere se anche voi ci eravate riusciti. E passiamo intanto al quiz numero 14. Chi ci aspetta questa volta? Tanti bellissimi purple! Questa volta sembra un po' più facile delle altre però. Vedete, perché il purple da trovare ha tipo un braccio poggiato a terra. Quindi basterà guardare le braccia di tutti questi purple per trovare il purple che ne poggia uno in terra, nella prima linea. Oh, oh, l'ho trovato subito, era abbastanza facile direi. L'avete trovato anche voi, vero? Ebbene sì, era proprio lì. Nella primissima linea, tra tutte quante le linee. Appena controllavate lo trovavate subitissimo. E infatti eccolo lì, all'interno del suo cerchietto, purple che tocca il pavimento. Tra l'altro purple è un personaggio super bello, secondo me, in Rainbow Friends, io lo amo. E passiamo già al quiz 15, ne abbiamo fatti tantissimi. Voi fatemi sapere quanti siete riusciti ad azzeccarne fino adesso, perché siamo già molto avanti, e fatemi sapere se siete riusciti a beccarle tutte o qualcuna vi è sfuggita. Ma dobbiamo trovare tre differenze. Adesso, una differenza è su O. Io vi do dei consigli, vi do dei consigli, degli aiuti. Una differenza è su O, una è su N e la terza differenza è su P. Lo trovate tutte e tre, non so come ho fatto. Le avevate viste anche voi? Qualcosa di mancante sulla testa di O? Qualcosa di mancante su P? Qualcosa di mancante su N? Ebbene sì, mancava un occhio N, la bocca P e la coroncina della trasformazione a O. Fatemi sapere se ci eravate riusciti e passiamo al quiz numero 16. Anche questa volta c'erano le lettere dell'alfabeto, ma adesso c'è un nuovo personaggio che forse potrebbe comparire nei Rainbow Friends. Vedete, alle tutte le zampe sporche di arcobaleno, piange arcobaleni. Sarà mica un uccisore dei Rainbow Friends? Qualcuno che invece di uccidere noi uccide loro? O magari uccide sia noi che loro? Oh, non lo so. Ma comunque è la bocca. Uno di questi ha la bocca. Non so come chiamarlo, però lo chiamerò Killer dei Rainbow Friends. Uno di quelli aveva una bocca sbavante. Uno solo. L'avete visto? Era tipo al centro. Infatti eccolo lì, nella quarta linea, con la sua bavetta, dopo aver ucciso tutti i Rainbow Friends. E passiamo già al quiz numero 17. Siamo quasi alla fine, ne abbiamo fatti veramente tantissimi. E in questo abbiamo Red e abbiamo anche Blu. E dobbiamo trovare o Red o Blu diverso. Dove sarà l'intruso nascosto in questa miriade di teste e corpi? Prima linea, non lo vedo. Seconda linea, non lo vedo. Terza, non lo vedo. Quarta, non lo vedo. Non c'è. Quinta, non lo vedo. È nell'ultima? Oh oh, consiglio, consiglio, piccolo, è nell'ultima. Ve lo dico io questa volta. Fatemi sapere se l'avete visto. Dov'era? In fondo, ultimissima linea, nell'angolino, c'era un Red che era rivolto dalla parte opposta rispetto a tutti gli altri personaggi. Oh yes. E ora quiz numero 18. Abbiamo Orange, piccolo, cute, Orange. Che cos'ha di diverso quello dentro il riquadro qua sotto? Vedete che cos'ha di diverso? Gli occhi, ha entrambi gli occhi
con la pupilla, mentre tutti gli orange che vediamo qua hanno una pupilla sola. Una sola pupilla, quindi dobbiamo trovare quello con due pupille. Prima, seconda, terza, quarta, quinta. Quella linea... l'avete visto? Ditemi nei commenti in che linea era. Io l'ho visto, era nell'ultimissima linea. Se l'avete trovato, bravissimi. E passiamo al quiz numero 19. Ebbene sì. E spero che ci siano le lettere, le letterine dell'alphabet lore. Voglio vedere le lettere. Ti prego, quiz. No, sì. Invece sì, ci sono le lettere. Abbiamo dei blu, pink, A. Siete bravi nelle operazioni matematiche? 5, 5, 5 uguale 15, 13 bisogna fare 13 meno 5, che ovviamente fa 8, quindi pink vale 4, 4, 13, quale numero più 13 fa 4? Qui bisogna bloccare, ragazzi, qui è impossibile andare avanti senza bloccare, perché non abbiamo abbastanza tempo per far andare così veloce il nostro cervello. Abbiamo scoperto che blu vale 5, che pink vale 4, perché 4 più 4 è 8, più 5 fa 13. E ora dobbiamo scoprire 13 meno 4 per scoprire quanto vale A. 13 meno 4 fa 9. 3 per 3, 9, quindi A vale 3. Abbiamo blu che vale 5, meno A che vale 3. Quindi abbiamo 2. 4 per 4, 16, più 2. 18 dovrebbe essere la risposta giusta. Vediamo se ho fatto bene i conti. Rullo di tamburi e andiamo a scoprire la verità. Se non è 18, bocciatemi in matematica immediatamente. Ce l'ho fatta. 4 per 4 più 5 meno 3 fa 18. Ce l'ho fatta, sono stata bravissima. Se voi non siete ancora così bravi da fare certi conti matematici, non vi preoccupate, andando a scuola lo imparerete e diventerete bravissimi. È che io sono vecchia, è questa la verità. Sono vecchia, quindi la matematica per me ormai è stata studiata in tutti i suoi ambiti e in tutte le sue sfaccettature. Ma passiamo al quiz numero 20. E nel quiz numero 20 abbiamo un sacco di blu, ma dobbiamo trovare quello diverso. E io ho visto che è senza la bavetta. Mi raccomando, se voi non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Sul mio canale trovate tantissimi, veramente tantissimi quiz dei Remo Friends, di Poppy Playtime, di Sonic. Avete tutti i quiz che volete e potete anche recuperarvi i vecchi video se vi piacciono i quiz. Lasciate un mi piace, ditemi quante ne avete indovinate oggi e noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!